Amici di LNPTV, appassionati di pallacanestro, amanti della Coppa Italia che è in pieno svolgimento qui al Palapoggetti di Cecina e poi anche al Palatenda di Piombino, bentrovati per questo lungo weekend di Coppa Italia. Paolo Taddeo al microfono per leggere questo match che inizia subito con i primi due punti di Bedetti per Ravenna. Abbiamo Cece Ciocca, al quale chiediamo di introdurci questa finale tra Akmara Ravenna, prima classificata nel girone B della DNB, e Basket Nord Barese targata Madogas, prima nel girone C della DNB, tra l'altro posizioni confermate anche dopo 24 turni di campionato. Buongiorno Paolo a tutti i telespettatori, partita di grandissimo livello, visto che le due squadre hanno dominato in lungo e largo i due rispettivi gironi B e C, con solo tre sconfitte per i pugliesi e due per i ravennati. Partita di ottimo livello, con giocatori che per tanti anni hanno militato anche in categorie superiori, una degna semifinale di questa Coppa Italia. Maglia bianca per Ravenna in attacco, maglia arancione per la Madogas Corato in difesa, allenate rispettivamente da Lanfranco Lupo Giordani e da Giulio Cadeo. L'attacco ora della Madogas, con questo pallone giocato spalle a canestro a parte di Mauro Stella, arrivano i primi due punti anche per lui. Sicuramente primo aspetto tattico che vedo, Stella che porta in post basso rivali, chiaramente con un mismatch centimetrico che si è fatto subito valere da parte del giocatore pugliese. Giocatore pugliese proprio originario di Mesagna in provincia di Brindisi, 29 anni, 190 centimetri, 11,1 punti di media a partita. Eccolo qua che manovra questo pallone davanti a sé Eugenio Rivali. Poi Leonardo Zaccariello, gioco a due con il tentativo sotto per Corralla che non va a buon fine, ma c'è il primo fischio che sanziona il primo fallo da parte di Giovanni Penserini. Dirigono l'incontro Leonardo Solfanelli di Livorno e Guido Giovannetti di Terni. Primi due tiri liberi per Diego Corral. Nettamente fuori misura il primo tiro libero. Vediamo la seconda parabola un po' meglio con l'aiuto del ferro. C'è il primo punto per l'argentino di Salliqueio. 5-2 il punteggio per la formazione di coach Cadeo. Ora c'è l'attacco da parte della formazione romagnola con questo uno contro uno di Bedetti, al quale Zaccariello pone fine con un fallo, il primo fallo personale anche per Leonardo Zaccariello. Interessante Paolo lo scontro fra i due esterni dotati di grandissimo primo passo e fisicità come Bedetti e Zaccariello, che sono uno contro l'altro. Sarà una sfida nella sfida, importante come del resto in cabina di regia, come diciamo prima, Stella contro i rivali. Ora c'è Luca Bedetti, giocatore riminese, autore dei primi due punti che sono anche gli unici per l'Akmar fino a questo momento. Il movimento con la stoppata subita da Capitano Amoni, va in transizione Stella, un no look per la corrente, Corral che però sbaglia, poi lo stesso Stella che ruba un pallone, carica la prima tripla con l'aiuto della tabella. Chiede scusa quasi per questa situazione, sta di fatto che Stella ha già 5 punti al suo attivo. Sicuramente grande intensità iniziale da parte degli uomini di Cadeo, che sia in attacco sia in difesa, ma soprattutto in attacco con grande aggressività e rimbalzo, stanno cercando di convogliare il match sull'aspetto fisico. Vedremo se Ravenna risponderà e ha gli uomini e le capacità per farlo. Un tentativo piazzato con errore da parte di Ancellotti con il pallone che poi va dall'altra parte, velocità ancora Bedetti a cercare di trovare un pertugio nel cuore della difesa pugliese. C'è il fallo che dovrebbe essere di Andrea Ancellotti, primo fallo anche per il giocatore che è Emiliano di Correggio. Due tiri liberi per Bedetti che fino a questo momento è l'unico punto di ispirazione della formazione in maglia bianca. Sbaglia il primo. Akmar Ravenna che fino all'anno scorso aveva proprio Cece Ciocca in panchina. Sì, due anni molto belli, una bellissima città, tanti amici che ho rivisto oggi, due belle annate con però il denominatore comune di molti infortuni, però sempre un passo dal salto di qualità che speriamo per loro venga quest'anno.
3 minuti di gioco, 3 per Ravenna in difesa su Corato con questa penetrazione cercata da De Angeli, sbagliato il Ancelotti che cerca di far valere i suoi 212 centimetri. Rivali recupera il pallone, supera la metà campo in palleggio, attende l'arrivo di Penserini, ancora il giocatore in maglia Ravenna, la penetrazione di Amoni che è andato a prendersi il primo fallo di Corral, già 3 falli di squadra per la Madogas Corato di Giulio Cadeo. Come stai vedendo Paolo, Amoni che è anche un 4 abbastanza tattico, visto che ama moltissimo tirare da 3 punti, anche partire in palleggio, però avrà il suo da fare con Corral perché è un giocatore estremamente roccioso e che in questo caso ha stoppato, non so quanto al limite fra fallo o stoppata pulita, ma è un altro snodo fondamentale di questa partita, anche questo scontro fra i due numeri 4 tra le due squadre. Il capitano perugino di Ravenna, 2 su 2 per lui in campionato, viaggia con un ottimo 86% a cronometro fermo. Piano piano risale nel punteggio la formazione di Lupo Giordani, era stata sotto di 5 punti al terzo minuto, ora 5-8. Palla però ancora nelle mani di Mauro Stella, ora sotto il movimento di Corral. Stella chiuso nell'angolo, raddoppiato, si libera spazio all'interno con Ancelotti, il gioco che non viene perfezionato però da Corral, prova a ripartire con un pallone del meno uno in caso di azione pesante in di possibile pareggio, finisce all'interno dell'area con Cicognani, spalle a canestro, va lui, appoggia il cristallo, primi 2 punti per il Ravennate, 2,5 metri, meno uno Akmar. 6 minuti esatti alla conclusione del primo quarto, è la semifinale della Coppa Italia DNB in programma a Cecina, poi a seguire ci sarà il match. Intanto seguiamo questa conclusione da 3 sul ferro da parte di Zaccariello e Andrea Ancelotti che commette il suo secondo fallo. Bonus esaurito per la Madogas, primo cambio per Giulio Cadeo, fuori proprio Corral che ha un fallo. E dentro col numero 7 Innocenzo Ferraro. E Gino Rivali sta entrando in ritmo, un metronomo incredibile, il playmaker secondo me più forte sicuramente del girone B, e sta mandando in ritmo tutti i suoi compagni e Ravenna piano piano sta risalendo e a questo punto la partita è in netto equilibrio. Attenzione Amoni, si prende l'iniziativa sul ferro ma c'è il rimbalzone in attacco da parte di Cicognani che non trova il canestro del sorpasso per un soffio. Stella, sporcato il pallone da Amoni, contro break da parte di Rivali che viene a creare una situazione con un tiro sbagliato proprio da Penserini, sembrava cosa fatta in 2 occasioni il canestro del vantaggio da parte di Ravenna, ma la squadra di Cadeo ha trovato 2 ottime soluzioni difensive. Visti già i 2 falli, cambio per il team pugliese, entra Innocenzo Ferraro, un altro giocatore che per tanti anni ha militato nelle categorie superiori e quindi sicuramente un'ulteriore freccia in più nell'arco di Giulio Cadeo. De Angelis per Stella, poi si va da Ferraro, spalle al canestro, c'è Ancelotti su quale va a commettere fallo Cicognani, primo fallo anche per il ventenne giocatore in maglia 9 dell'Akmar, fuori De Angelis, dentro Palombita, abbassa un po' il quintetto, anzi lo abbassa di non poco perché il giocatore di Sezze che compirà tra l'altro 19 anni martedì, 198 centimetri, 10 in più di Giancarlo Palombita, altro giocatore con trascorsi in categorie superiori. Adesso una rimessa gettata letteralmente alle ortiche proprio da parte di Palombita, il modo peggiore per entrare nel match. Sì, è un giocatore capace di tutto, contro di tutto, un talento veramente incredibile. Vedremo se oggi sarà una giornata sì o no, dove lui, ripeto, alterna partite veramente al di sopra delle righe, altre meno positive. Amoni, la sua tripla sul ferro, rimbalzo lungo recuperato da Cicognani, la risposta ancora dall'arco di Penserini che con l'aiuto del ferro completa il ribaltamento nel punteggio da 8-3 Madogas Corato, ora a 10-8 Akmar Ravenna, e c'è il time out per Giulio Cadeo. Ricordo male, Cece o Palombita l'hai avuto a Potenza? No, l'anno prima, siamo sempre incontrati contro, ma mai ho allenato
il pistolero, un giocatore però capace, ripeto, dicevo prima, di vincere anche le partite da solo. Vedremo oggi che tipo di giornata avrà. E tornando indietro con la memoria, lo ricordiamo protagonista della promozione con Veroli, con i vari Guarino, Carrizzo e Gersetti, giusto per citarne alcuni, in promozione in Lega 2. Ora siamo col cronometro fermo a 4:36 dalla conclusione, il primo time out del match. Akhmar Raven 10, Madogas Corato 8. Ripetiamo, con un parziale aperto di 7-0 per la formazione in maglia bianca, che viaggia, come diceva Cece Cioca, ancora al primo posto del suo girone, a quota 44 punti, con due sole sconfitte in tutta la stagione, con 10 punti di margine su Empoli. Mentre per quanto riguarda Corato ci sono 6 punti sulla coppia Roseto-Trapani. Comunque direi un primato costruito con le 15 vittorie su 15 nel girone d'andata e per il momento direi assolutamente in nessuna discussione. Altra palla persa in maniera un po' banale da parte di Corato. Però è anche un po' la caratteristica, l'aspetto negativo della squadra di Cadeo, proprio le tante palle perse, però una difesa super arcigna. Entrambe le compagini hanno la migliore difesa dei rispettivi gironi, per cui vedremo se questa partita sarà incanalata sul piano difensivo o se sarà un po' più spumeggiante. Per ora propenderei per la prima delle due ipotesi. Nel senso che le squadre stanno mantenendo le rispettive caratteristiche difensive, ci sono i dati a soccorso di quanto diceva Ciocca: 66 punti subiti, 2 per Ravenna, 64,1 per Corato. Adesso ci sono i primi due punti anche per Eugenio Rivali. Continua il break, ora 9-0 da parte dell'Akhmar, che va in difesa sul neoentrato Daniele Merletto, giocatore materano. Poi Ancelotti, Ferraro, il pallone adesso perso ancora da Merletto, grande velocità da parte di Ravenna. Cicognani, un piazzato che però scheggia soltanto il ferro. Poi Zaccariello aveva il pallone tra le mani, ancora la presenza di Amoni, che con i suoi 201 centimetri mette paura e mette difficoltà alla squadra pugliese, che opera un altro cambio dentro Corral al posto di Ancelotti. Quello che sto intuendo da questi primi minuti è che l'arbitraggio tende a essere, diciamo, all'inglese, no? Ossia che togliervi abbastanza i contatti, visto 3 o 4 situazioni da ambo le parti dove gli arbitri hanno lasciato correre. Vedremo se questo metro sarà perseguito fino al termine di questo incontro. Amoni, gioco dentro fuori con Rivali, Amoni chiuso e gli strappa praticamente la palla dalle mani Ferraro. Il palleggio non è dei migliori, ma riesce comunque a servire Zaccariello. Si cambia lato, Palombita, una finta l'uno contro uno con Rivali, Palombita chiede l'aiuto a Merletto. Ci sono ancora 10 secondi per chiudere questo attacco. Merletto, classe 1993, per Ferraro dall'angolo, un air ball che finisce direttamente tra le mani di Cicognani. Sicuramente la situazione di tiro è molto deficitaria, abbiamo un 4 su 11 per Ravenna, un 3 su 9 invece per Corato. Però direi che Paolo, dopo l'inizio spumeggiante, sta facendo fatica adesso al Nord Barese, soprattutto nella metà campo difensiva. Se non riesce a stendersi in contropiede, fa molta fatica a difesa schierata. Adesso Ferraro servito da Merletto, fallo su di lui da parte di Eugenio Rivali, è il terzo fallo di squadra per i biancorossi di Giordani, che operano il primo cambio facendo esordire in questo match Giorgio Broglia, classe 1986, pesarese, al posto di Capitan Amoni. Squadra lunghissima, Ravenna, che negli ultime due settimane ha anche inserito per puntellare il suo organico anche Fabio Bastoni, e quindi sicuramente ha moltissime possibilità e moltissime scelte coach Giordani. Ferraro sbaglia il primo tiro libero, ancora inchiodata a 8 punti la Madogas. Finalmente arriva il primo punto per il giocatore teramano, che giusto un anno fa era protagonista della promozione in Lega 2 di Trieste insieme a Zaccariello. Adesso seguiamo l'attacco da parte di Broglia, pallone appoggiato per l'errore al tiro di Penserini, rimbalzo recuperato, Merletto in transizione, va dalle parti di Zaccariello, Corral contro Cicognani, il duello ad alta quota
troppo forte il pallone, rimbalzo di Broglia, vediamo, fa tutto da solo, Rivali rimane a guardare, ci pensa ma non ce la fa Penserini a chiudere il suo sottomano, poi penso che sia lo stesso Broglia ad andare con il pallone oltre la linea di fondo, sta di fatto che rimane il punteggio inchiodato sul 12-9. Molto strana, Paolo, l'imprecisione di Corral, visto che è un giocatore che viaggia abitualmente sopra i 60 punti percentuali al tiro da due punti, sta fallendo molte occasioni anche di non poco vicino al ferro, quindi non è per adesso una gran giornata da questo punto di vista. E ancora, non mi smentisce. Esatto, ancora un tiro anche un po' forzato, visto che non c'erano uomini in maglia bianco-arancione sotto il canestro d'attacco della formazione pugliese. Dall'altra parte non è delle migliori la soluzione neanche operata da Rivali, ma guardate che rientro da parte di Penserini, c'è un campo libero per Bedetti sul ferro, il rimbalzo ancora di Cicognani, poi arriva Ferraro con un fallo del quale si autoaccusa immediatamente. Onestamente Paolo, non è finora una gran bella partita, se devo essere sincero. Mi hai tolto le parole di bocca, anche perché ripetiamo, stiamo parlando delle due squadre sulle quattro che vedremo qua della DNB con il cammino migliore, perché la stessa Legnano ha addirittura perso una posizione in classifica proprio nel big match dell'ultima giornata, che l'ha vista soccombere con Monticelli Brusati. Cecina è rientrata nelle finaliste di Coppa Italia per il discorso legato all'organizzazione dell'evento, per cui come diceva Cece Ciocca, non è il miglior basket che ci aspettavamo da una coppia di formazione di DNB. Tra l'altro adesso ci sono stati anche due errori al tiro libero, guardate ancora la palla che finisce finalmente tra le mani di Cicognani, poi Broglia corta la sua conclusione, Merletto va in contropiede con Palombita che non può sbagliare, eccoli qua finalmente due bei punti in contropiede firmati dal pistolero triestino. A parziale comunque di scolpa delle squadre, sicuramente l'orario non è usuale, le 14.30 non è un orario che in serie B2, la chiamo sempre B2 Paolo perché sono legato al passato, non aiuta certamente, quindi sono certo che col passare dei minuti la partita diventerà più godibile dal punto di vista tecnico, adesso è molto molto fisica e con tanti errori da ambo le parti, più che altro al tiro da parte di Ravenna e con molte palle perse da parte della Nord Barese. Tra l'altro abbiamo visto nell'ultima azione Broglia che è andato a canestro, ma dopo lo scadere dei 24 secondi, siamo negli ultimi secondi, nell'ultimo minuto di questo primo quarto, 40 secondi e spiccioli, 12 per Ravenna, 11 per Corato, ci sono stati una serie di cambi, addirittura c'è l'ingresso in campo anche da parte di Toscano con il numero 17 per il team pugliese. Vediamo, ancora spazio per due possessi. Si riparte con Mauro Stella contro Eugenio Rivali. Fischio per un fallo di bastoni sotto canestro che ha steso Palombita. Quarto fallo anche per Ravenna. Difese da ambo le parti molto intense che confermano appunto la predisposizione di ambo le squadre all'aspetto difensivo, che denota anche dalle statistiche che diciamo in precedenza, entrambe le squadre hanno la miglior difesa dei rispettivi gironi. Intanto abbiamo visto che per quanto sia stato fischiato il fallo a Ravenna, a bastoni nella fattispecie, il suo primo fallo, Palombita ha subito un richiamo che poi è stato riportato a coach Cadeo per quanto riguarda la simulazione. Bello questo gioco di Corral per Toscano, sembrava fatto il canestro, invece c'è il primo fallo anche per Giorgio Broglia, due tiri liberi per il classe 1993 originario di Fondi. Curioso che il fischio sia arrivato dall'arbitro, quello che è posizionato più distante rispetto alla palla, ma corretto, perché Broglia oggettivamente ha toccato il braccio dell'attaccante. A 24 secondi e spiccioli, quindi con un solo possesso a disposizione, vedremo poi se Ravenna riuscirà a non concedere nulla agli avversari. Invece pensate, la parità siglata sul primo tiro libero, l'errore sul secondo e il rimbalzo d'attacco di Daniele Toscano, che quindi ci smentisce subito e concede l'ultimo pallone a Corato, anche perché il pallone del tempo, diciamo, il cronometro del periodo ha iniziato a scorrere sul
dopo che il pallone ha toccato il ferro del canestro, e invece il possesso di Corato si è concretizzato solo con il rimbalzo di Toscano. Attenzione, perché adesso è soltanto uno spicciolo oltre il secondo. Palombita, grande movimento sul ferro, la sua buona conclusione. Un primo quarto che finisce sul 12-12 Cece Ciocca. Un primo quarto nel quale ci confermiamo una partita non eccellente, ma quantomeno le due squadre se la stanno giocando sui binari dell'equilibrio. Sì, ha dominato un po' il nervosismo, sicuramente sono certo che nei prossimi quarti la partita decollerà anche dal punto di vista tecnico, però partita molto intensa, molto di contatti, arbitri che, come dicevo prima, hanno adottato una linea di comportamento abbastanza permissiva. Secondo me ha ragione, vedremo se adesso dal punto di vista tattico cambierà qualcosa. L'idea è quella di Ravenna di correre molto, l'idea è quella per ora di Bari, di Corato, è quella di giocare il pick and roll con servendo poi i lunghi, che sicuramente dal punto di vista sia centimetrico che anche di tonnellaggio possono fare la differenza rispetto a Ravenna. 12-12 dopo i primi 10 minuti, un ragguaglio statistico per Ravenna, 3 su 11 da 2, 1 su 5 da 3 con 11 rimbalzi. Per Corato 3 su 10 da 2, 1 su 4 dall'arco e 12 rimbalzi, saldo perse recuperate sostanzialmente in equilibrio con un più 1 a favore di Ravenna. Tutto è pronto al palapoggetti di Cecina per l'avvio del secondo quarto della semifinale, della prima semifinale del DNB tra Akmar Ravenna e Madogas Corato. Si ricomincia dal punteggio di parità 12-12. Il primo attacco della squadra di Giulio Cadeo, che usufruisce del secondo fallo di Bedetti. No, scusate, del primo fallo di Bedetti. Statistiche con tu prima di tiro molto lacunose da ambo le parti. E sicuramente il 10-9 di valutazione depone sul fatto che è una partita estremamente nervosa fino ad ora. Palombita, il pallone servito a ridosso della linea di delimitazione del campo, ancora Toscano con 13 secondi a disposizione. No, va Mauro Stella direttamente a chiamare uno schema sulla rimessa, vediamo. Stella per Palombita, il 3 su di lui, l'assist consegnato direttamente a Corral, ancora in difficoltà contro la fisicità che gli oppone Amoni. Broglia va a sfondare perché era nettamente fuori dal semi, cioè è finito dentro nello smile, ma la partenza era nettamente fuori dal semicerchio di non sfondamento, per cui secondo fallo per Giorgio Broglia. Fischio corretto, e Ferrara, che è sempre stato molto bravo a subire sfondamenti, in questa azione è stato assolutamente abile a farsi trovare nel cilindro prima che difensivo, perché ci arrivasse l'attaccante. Sì, anche perché con il suo fisico e la sua prestanza può permettersi anche di affrontare un tiro in corsa, come è sembrato nella precedente situazione Giorgio Broglia. 12-12 sempre il punteggio al palapoggetti di Cecina. Fischio in attacco questa volta a sanzionare Palombita, che è uscito in maniera irregolare, indica l'arbitro con il gomito alzato. Primo fallo anche per Palombita. Rimessa per l'Akmar Ravenna, che ricordiamo ha piazzato un break di 7-0 per passare dal meno 5 al più 1 a ridosso della prima metà di prima frazione.
Adesso c'è il tentativo da parte di Bedetti, fermato irregolarmente Mauro Stella. Primo fallo anche per il playmaker pugliese. Quintetto non usuale per Ravenna, vista l'assenza di Cernivani e quindi dovendo dare fiato a Penserini, quintetto con entrambi i playmaker in campo, con rivali bastoni per i gialloblu emiliani, romagnoli, scusami. Luca Bedetti, attenzione, Amoni. Di nuovo Penserini che cerca fortuna. Devo segnalare il fallo, vediamo ancora della difesa di Corato. Una precisazione, giallo-blu, non giallo-rossi i colori di Ravenna, Cece? Ma i colori sociali sarebbero giallo-rossi, sì. Mi confermi, ok. La maglia adesso è bianca con bordi e numeri rossi. L'anno scorso giocavamo con la seconda divisa blu, allora, quindi io associo, sì, no, infatti, associo anche, anche questa cosa. Ovviamente è un modo anche per conoscere sia i colori sociali sia quelli che vengono utilizzati. 0 su 2 per Bastoni, che sono tra l'altro a 0 su 2 anche nelle due partite di campionato disputate finora con la maglia della Akmar Ravenna. Punteggio che rimane inchiodato sul 12-12 quando abbiamo visto anche 1 minuto e 20 della seconda frazione. Palombita, pallone regalato direttamente nelle mani di Eugenio Rivali. Transizione veloce con Bastoni che realizza i primi punti in assoluto con la maglia dell'Akmar. Può essere un boomerang queste continue palle perse dalla compagine pugliese, perché l'abilità di Ravenna è quella di far correre a tutto campo i propri esterni, specialmente Bedetti, che è devastante a campo aperto, e in questo caso ha servito un assist assolutamente perfetto per Bastoni. Quarto punto anche per Palombita, che riporta sull'equilibrio il match 14-14. Broglia per la Madoga, per l'Akmar, che poi trova la prima tripla di Francesco Amoni, giocatore che ama tirare anche da oltre l'arco, viaggia con il 37% dal campo e piazza un più 3 per i colori dell'Akmar, che ora vanno in difesa su Stella. Movimento di Palombita, gioca contro Rivali, la risposta di Palombita fermata dal ferro, Broglia, rimbalzo lungo, palleggio, pallone quasi intercettato da Stella, anzi completamente, ottimo l'1-2 con Corral, poi il pallone sporcato da un giocatore in maglia bianco-arancione. Rivali alza la mano e dice: l'ultimo tocco è stato mio, e direi che è veramente da sottolineare anche da parte della panchina barese questo gesto di grande sportività da parte di Eugenio. Dovrebbe Rivali. Essere sempre così, ma purtroppo nello sport italiano succede di rado. E allora è bello sottolinearlo, assolutamente, veramente assolutamente. Grande situazioni per il giocatore di Fossombrone, 178 centimetri, pensate, viaggio con la media del 50% da 2 e del 50% da 3, oltre a un quasi 80% ai tiri liberi, veramente numeri eccezionali. Amoni recupera il pallone destinato ad Ancelotti, Penserini, il pallone ancora dalle parti di Bastoni, raddoppiato, Palombita e Toscano su di lui. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia Madogas, rimangono 14 secondi a disposizione dell'Akmar che ha un margine di 3 punti. Alla fine ha portato ancora una palla recuperata, comunque il gesto di Rivali, ma veramente grande sportività per lui. Bastoni, 10 secondi per chiudere questo attacco, eccolo qua Eugenio Rivali. Si va dalla conclusione di Amoni, ancora sul ferro questa volta, poi rimbalzo controllato dal quintetto pugliese che prova a spingere. Daniele Toscano scivola, ma c'è stato prima un intercetto, o meglio un fallo da parte di Francesco Amoni. Primo fallo anche per il capitano della formazione ravennate. Due tiri liberi per Daniele Toscano. Dicevi di Rivali, io sottolineerei anche due altre statistiche che sono clamorose: i 19 di valutazione, i 4,5 assist a partita e i 5 falli subiti. Quindi un giocatore che gioca nel suo ruolo playmaker, che ha quasi 20 di valutazione, è quanto mai inusuale trovarlo sui campi di gioco. Interessante, Paolo, anche osservare che Cadeo ha già messo sul campo con un netto tutti e 10 giocatori, quindi due tattiche diverse. Giordani finora ha 7 elementi utilizzati in campo, tutti e 10 per Cadeo, che è anche poi una sua caratteristica, quella di ruotare moltissimo i quintetti.
Un altro dato che sta arrivando da questo match è che ci sono le due squadre che stanno tirando veramente molto molto male ai liberi, entrambe 3 su 8. 17-14, 6 minuti e 40 sul cronometro del secondo periodo, 3 secondi invece per andare al tiro. Broglia, un airball direttamente nelle mani di Toscano, poi Ancelotti contribuisce a questo pallone consegnato a Mauro Stella. Palombita, di nuovo Toscano, pallone per linee esterne. Onetto, appena entrato dalla panchina, è stato il decimo schierato da Giulio Cadeo, altro giocatore di origine sudamericana di Montevideo. La finta, pallone sotto per Ancelotti, allo scadere dai 24, un semigancio, doppio ferro, sfortunato Ancelotti. In questo caso pazienza e buona circolazione di palla per la compagine pugliese, ma un altro errore sotto misura che sta diventando un motivo dominante, con i lunghi poco precisi vicino all'area di 3 secondi. È preciso invece Broglia, ma soprattutto è preciso e millimetrico l'assist di Amoni, al quale appunto lo stesso Broglia consegna un 5 nel rientro in difesa. Tra l'altro Amoni, con i suoi 2 metri e un centimetro, si sta prendendo cura di Ancelotti, di 11 centimetri più alto di lui. Eccolo qua adesso Amoni che accetta il cambio di Stella, il pallone fuori. Onetto, la conclusione sul ferro, rimbalzo per Bastoni che lo strappa anche ad Amoni, cambio di campo, Broglia, poi si torna dalle parti di rivali, Amoni mette giù il pallone, ancora un assist giocato per Bastoni, chiude bene la difesa della Madogas in questo frangente, che però sta accusando 5 punti di ritardo. Bastoni, intercettato il suo pallone, vediamo il tentativo di ribaltamento di fronte con il fallo speso dallo stesso Bastoni su Stella. E anche per Bastoni il secondo fallo. Per la Nord Barese rientra Zaccarello dopo tanti minuti passati in panchina. Io penso che Cadeo voglia cercare di far ruotare, appunto, come dicevo prima, molti giocatori per arrivare alla fine con energie fresche, con i giocatori più importanti. Anche perché, non dimentichiamolo, siamo all'interno di una Final Four. È vero che non bisogna vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, ma è anche vero che non bisogna considerare solo all'ultimo la possibilità di dover giocare 2 partite a distanza di 24 ore. Per chi vincerà tra Akmar Ravenna e Madogas Corato, ci sarà la finale domani, sempre qui al Palapoggetti di Cecina, con la vincente tra Legnano e Cecina. Zaccariello per Onetto, in avvicinamento alza la parabola sul ferro, rimbalzo sul quale si getta Rivali, è già sul fronte d'attacco Rivali, vuole l'uno contro uno, chiuso bene comunque dalla difesa opposta gli da Daniele Merletto, ancora i due a contatto, sale e riceve Penserini, scambia lato il piazzato che non trova fortuna da parte ancora di Amoni, poi Amoni controlla il pallone che esce proprio davanti alla panchina di coach Giordani, rimane quindi in attacco con altri 24 secondi l'Akmar. Si dispera Amoni perché non è usuale che sbagli 2 tiri consecutivi con i piedi per terra a 3 punti, visto che è veramente un giocatore dal tiro dalla distanza mortifera. È 1 su 6 però per lui oggi la statistica. Giochiamo ancora, Penserini porta a spasso la palla, gli rosicchia 8-10 secondi la difesa barese. Un pallone sotto, chiuso dalla difesa di Giulio Cadeo, che prova a portarsi ora in fase d'attacco. Arriva anche la conclusione di Stella, fuori ritmo il tiro, c'è però Ancelotti che praticamente recupera il rimbalzo sulla testa di Cicognani. Ancora una conclusione, si è vista subito, è partita in maniera non precisa. Stenta a decollare il match tra Ravenna e Corato, le due squadre comunque rimangono sostanzialmente a contatto, anche se con un punteggio così basso, 5 o meglio 7 punti di distanza, visto il canestro siglato da Eugenio Rivali in questo momento, possono essere pesanti. Sì, se fossimo a commentare una partita di calcio diremmo che in questo momento le difese prevalgono sugli attacchi, però al di là della battuta sicuramente un match molto nervoso, è una posta in palio importante perché è un evento clou di questa stagione, oltre ovviamente ai playoff, e quindi entrambe le squadre la vogliono onorare al meglio, vogliono sicuramente vincere questa competizione, sono venuti per questo. Anche perché non dimentichiamo, è vero che i playoff si giocano su una serie da 3 partite, non dimentichiamo che comunque qui si sperimenta, è l'unica possibilità di sperimentare la partita senza domani.
Sì, appunto, per cui abbiamo anche due modi diversi di arrivarci, visto che poi in generale, come dicevo prima, Cadeo anche in campionato porta 10 giocatori con almeno 14 minuti di utilizzo, quindi è anche il suo modus operandi. Bari Corato sicuramente ultimamente ha subito un paio di sconfitte e non è nel suo periodo di forma migliore, però sono convinto che Cadeo sia arrivato a questo punto per poter presentare la squadra per cercare di portare a casa questa coppa. Nessuna statistica di quelle che ci può mostrare la regia di Silvio Marini va oltre il 50%, e se ci può stare per i tiri da tre, in parte per i tiri da due, per i liberi, veramente il 38% comune alle due formazioni è veramente una cosa insolita. Intanto ci sono i due direttori di gara, che sono Solfanelli di Livorno e Giovannetti di Terni, che hanno avuto un colloquio supplementare con alcuni giocatori in campo, con il coach Giordani. E sono andato a vedere le statistiche, il cammino di Corato. Tre sconfitte in campionato tutte nelle ultime sei giornate, mentre Ravenna ne perse due, però le ultime due trasferte in quel di Ancona e in quel di Siena contro la Virtus, per cui diciamo che hanno accusato una piccola flessione in queste ultime giornate di campionato, ricordando che sono arrivate al termine del girone d'andata con 15 vittorie su 15 gare giocate. Appunto, è un eufemismo perché hanno fatto un campionato clamoroso entrambe le squadre, però ultimamente hanno un po' anche per il lievitare delle formazioni avversarie con innesti importanti, specialmente nel girone C, ma è fisiologico che non potessero continuare in questo modo. Attenzione, il recupero da parte di Rivali sul pallone che Ancelotti aveva destinato ad un compagno. Rivali chiuso da Daniele Merletto, adesso in tre su di lui, si libera spazio per Amoni, poi un pallone che Amoni non so se col pallone o con l'avambraccio è andato a colpire involontariamente Zaccariello. Amoni si scusa, Zaccariello però dice il colpo la botta preso. L'ha presa, sì, no sì. Però assolutamente involontario, ma troppe palle perse e poca lucidità in attacco da parte di Corato in questi primi 17 minuti di incontro. Merletto, primo fallo per lui, tra l'altro non era ancora partita neanche la rimessa da parte di Giovanni Penserini. Peraltro non è disponibile nell'Akbar Stefano Cernivani, vittima di un colpo proprio, se non sbaglio, nell'ultima partita con l'Africo Firenze. Il contatto l'ha messo KO, non è riuscito a ristabilirsi in vista di questa attesa Final Four di DNB, l'evento della Lega Nazionale Pallacanestro che vi stiamo trasmettendo dal Pala Poggetti di Cecina. Rimessa in attacco per l'Akmar, si va da Mattia Ricci, un secondo deve tirare, il suo arcobaleno arriva allo scadere dei 24 di questa azione, sbagliato il tiro, rimbalzo recuperato ancora dall'Akmar che rimane in vantaggio di 7 lunghezze, 21-14, palla in mano. La conclusione di Ricci sul ferro, questa volta rimbalzo dell'altro numero 13, Palombita, transizione veloce per lui, il pallone giocato per Merletto, Zaccariello, poi Ancelotti che non può sbagliare, e sono 4 i punti di Andrea Ancelotti. Sicuramente Paolo non è timido, Ricci, che il giovane tra l'altro un ottimo prospetto, è entrato e ha messo subito due tiri in pochi secondi, quindi certamente non è uno che si fa pregare due volte prima di tirare. E adesso stava facendo il terzo. L'assist di Ricci dopo la finta ai danni di uno come Palombita, l'assist dietro la schiena di Ricci che procura il fallo, se non ho visto male, di Ancelotti, ed è così perché il terzo fallo, si alza la paletta del terzo fallo al tavolo degli ufficiali di campo e ovviamente Ancelotti in panca per ridare spazio a Diego Nahuel Corral, argentino, classe 1986. Anche Palombita in panchina. No, Palombita è andato in panchina per parlare col coach. E sembra che sia lui che stia facendo un minuto di sospensione con Giulio Cadeo. Intanto però Cicognani sbaglia il suo terzo tiro libero consecutivo. 0 su 3 per lui quest'oggi. Diventa 1 su 4. 3 punti per lui. 22-16 il punteggio a 1 minuto e 48 dalla conclusione della seconda frazione.
Innocenzo Ferraro prova ad attaccare il canestro, fallo della difesa, entrambe le formazioni sono in esaurimento di bonus, in questo caso è Cicognani che commette il suo secondo fallo. Amoni Paolo. Amoni, scusami. Infatti Coach Giordani subito manda in campo al suo posto Broglia per preservare in questi ultimi due minuti di incontro l'eventuale terzo fallo di Amoni, che sarebbe deleterio per la compagine romagnola. Altro errore dalla lunetta, Innocenzo Ferraro. Broglia ha chiesto al direttore di gara se c'erano due tiri liberi, probabilmente pensava ancora all'uno più uno che non c'è da una vita nella pallacanestro. Palombita tocca soltanto il rimbalzo in attacco dopo l'ennesimo 0 su 2 del match. 4 su 10 Ravenna, 3 su 10 Corato, e stiamo parlando non di tiri da 3 ma di tiri liberi in questa partita che sta vivendo il suo 19esimo minuto di svolgimento. 22 per chi attacca, Lakmar Ravenna, 16 per chi difende, e tra l'altro mi sembra una difesa zona in questo momento, Cece. Erano adeguati molto sulla palla a Bedetti, essendo un penetratore veramente temibile, sono tutti quanti chiusi sulla sua penetrazione. Zaccariello sceglie il passaggio sotto per Corral che sbaglia, lotta sotto le plance, Ferraro si ritrova la palla, Corral gliela strappa la difesa di Ravenna che è in attacco ora con Bedetti. Broglia spalle a canestro, Broglia contro Ferraro, grande difesa di Ferraro, rimbalzo di Corral, prova a mettere in ritmo Merletto fino in fondo, il 18esimo punto dei pugliesi, è il primo canestro per il numero 12 della Madogas. Sì, ancora difese durissime, contatti tosti nell'area dei 3 secondi e arbitri che continuano con quello che è l'idea, il metodo di giudizio che hanno avuto dal primo secondo, e quindi da questo punto di vista assolutamente onesto e accettabile questo tipo di valutazione da parte loro. 45 secondi alla conclusione del secondo quarto, c'è il primo time out da parte di Ravenna dopo i due spesi da Giulio Cadeo qui al Palapoggetti. 12-12 il parziale dei primi 10 minuti, 10-6 il break di questa seconda frazione che numericamente è andata anche peggio. Ancora in aiuto le statistiche con il, vedete, 2 su 9 da 3 da una parte e 1 su 8 dall'altra, 33% contro 32 nei tiri da 2. Sì, poi il piano partita che è evidente che sta portando avanti Giulio Cadeo è quello di seguire molto i lunghi che hanno tirato tanto, se vai a vedere, e giustamente per far sì di caricare di falli i pari ruolo ravennati, che sono meno profondi da questo punto di vista, però purtroppo non è questa piano partita non è aiutata dal fatto che i lunghi facciano canestro, visto che stanno continuando a spadellare. Partite utili consecutive da Ravenna in avvio di campionato, 19 per Corato, invece 22-18 è il punteggio di questo ultimo scorcio di secondo quarto, semifinale di Coppa Italia DNB, rivali primo tiro libero. E adesso scommetto che è un 2 su 2 perché sì, stavo dicendo, se me quasi le sbaglia 100%. Anche lui, sì, esatto, se me le sbaglia qua ci scommettiamo, anche lui, esatto. Non guffiamo però. Oh, ecco, mamma mia, ma guardate, mamma mia, scusate, sì, l'abbiamo buffato. Anche agli sportivi di Ravenna, non me ne vogliono, però se sbaglia il vario di tiri liberi è veramente curioso. Difesa a zona adattata per la Nordvarese. E comunque il rimbalzo in attacco di rivali mantiene ancora in possesso di palla Lakmar. Amoni, mamma gran mia, canestro. Che canestro da parte di Francesco Amoni. Si spinge sulla più 7, 25-18 Lakmar, per cui un'azione da 3 punti con il tiro libero e il rimbalzo in attacco da parte di rivali. Ancora 8 secondi per chiudere questo 7-6-5. Vediamo Merletto chiuso da Amoni, perde il possesso della palla, prova una conclusione che non va da nessuna parte,
25-18, il tuo commento dopo questi primi 20 minuti di gioco, Ciccio? È un po' il commento, Paolo, dell'ultima azione, molta confusione, non c'è molta lucidità da ambo le parti. Adesso Merletto ha passato 20 secondi con la palla in mano, salvo fare un tiro assolutamente scentrato e senza logica. Partita, ripeto, che stenta a decollare, visto che entrambe le squadre sono abituate a segnare più di 75 punti di media partita. Secondo me l'orario, la posta in palio hanno inciso, però sicuramente qualcosa in più dal punto di vista tecnico ci aspettiamo nei prossimi due quarti, anche se dal punto di vista squisitamente difensivo e dell'intensità non c'è nulla da eccepire l'incontro. Chiaramente dal punto di vista spettacolare qualcosa in più potevano darci entrambe le squadre. E ce lo attendiamo dopo il 12-12 del primo quarto, il 13-6 del secondo, il totale fa 25-18 e noi vi racconteremo la seconda metà di gara dopo questa pausa.
di nuovo dal palapoggetti di Cecina, che è un po' il fulcro di questa di questo lungo weekend della Lega Nazionale Pallacanestro, il weekend che prevede le 8 formazioni della DNC, 4, le migliori 4 della DNB e le migliori 4 della DNA. Per quanto riguarda, diamo uno sguardo veloce a quanto è successo ieri in DNC, con i risultati che hanno visto Udine superare Marino 84-81 dopo un tempo supplementare. Stesso discorso per Lugo, che ha superato Piombino 66-52 all'overtime. E poi Montichiari ha battuto 75-70 Mortara, e Molfetta ha superato 70-64 Messina, per cui 4 quarti di DNC molto combattuti. Oggi ci sono le semifinali Montichiari, Molfetta e Udine e Lugo. Mentre per quanto riguarda la DNB, stiamo assistendo al match tra Akmar Ravenna e Medogas Corato, un match che i primi 20 minuti ha visto condurre in avvio Corato fino al 8-3 al terzo minuto, e poi Ravenna che ha piazzato una break di 7-0 da quale poi non, se non sul 12-12 della prima sirena, Corato non si è più ripresa. L'attacco adesso sbagliato da parte di Bedetti, rimbalzo di Ferraro che va da Palombita, e ora si va da Stella, quindi c'è il primo attacco anche per la Medogas. Pallone sotto per Ancellotti, eccola qua la Bimane del 2,12 metri. Paolo, se, a mio avviso Corato deve cercare di migliorare l'onestamente pessimo 25% al tiro dal campo. Ravenna, che sta leggermente meglio dal punto di vista del percentuale, deve preservare i falli dei tre lunghi, entrambi a quota 2, per cercare di arrivare fino in fondo con un quintetto che possa reggere la vicinità sotto degli uomini di Cadeo. Adesso c'è questo attacco per Penserini, Amoni, la conclusione è sbagliata, Palombita recupera il rimbalzo, dall'altra parte Stella. Ancora pallone fuori, Zaccariello per la formazione in maglia arancione, Ferraro, 12 secondi ancora, Leonardo Zaccariello, grossetano di massa marittima, chiuso il palleggio, ancora a cercare Ancellotti, 4 secondi per chiudere questo attacco, Ancellotti, pallone regalato direttamente a Penserini, appoggia al cristallo, primi due punti della seconda metà di gara anche per Ravenna. Paolo, non c'è stata lucidità nella lettura del gioco prima dei pugliesi, perché si sono trovati con un mismatch evidentissimo, un lungo con un piccolo non sfruttato, e alla fine Ancelotti a 2 secondi dalla fine in confusione totale ha regalato la palla a Penserini. Errore al tiro di Stella, rimane a meno 7, 27-20 la formazione di Giulio Cadeo. Si va nell'angolo con la conclusione di Penserini, fallisce il tiro, rimbalzo per Stella che non riesce ad andare in contropiede perché rientra più velocemente la squadra biancorossa. Innocenzo Ferraro, bello il movimento all'interno dell'area, ma l'infrazione di passi da parte del giocatore in maglia Medogas, che riceve dopo la sua un po' protesta un po' reiterata un richiamo. Al limite, Paolo, non ho visto bene se Innocenzo Ferraro ha tirato prima di appoggiare il perno, era dubbia sicuramente la sua esecuzione, era ottimo movimento di finta su Cicognani, però non è riuscito a finalizzarlo appunto per il fischio di infrazione di violazione di passi. Peraltro, correggimi se sbaglio, ha ricevuto un richiamo anche per le proteste la squadra di Giulio Cadeo, per cui uno per proteste e uno per simulazione. È a rischio di fallo tecnico evidentemente in caso di reiterazione di questo problema, di questa situazione tattica. L'errore al tiro da parte di Ravenna, ancora un rimbalzo lungo di Stella, il fallo da parte di Penserini è secondo per lui. Ottima azione d'attacco di Ravenna, che ha saputo far circolare bene la palla con un paio di penetre scarica ben eseguiti, poi un tiro aperto uscito dalle mani di Bedetti, che hanno avuto buon esito, e Corato che cerca adesso di alzare un po' più il ritmo per ovviamente fare tiri più alte percentuali, visto che finora la difesa schierata onestamente ha fatto molta fatica.
e fa fatica quasi a reggersi in piedi Mauro Stella, che è uscito malconcio dal fallo precedentemente segnalato, se non sbaglio, a Penserini. Sì, è Penserini il giocatore che ha commesso il fallo in precedenza. Adesso avrà bisogno delle cure dello staff sanitario Mauro Stella. Intanto Palombita apre la sua carabina, vediamo un po' se, la sua pistola certo, vediamo se riuscirà a dare un po' la scossa alla formazione di Giulio Cadeo, che si riporta a meno 4, 27 a 23, quasi 3 minuti di gioco nel terzo quarto. L'attacco ancora dell'Akmar, che va alla conclusione sul ferro da parte di Rivali, lotta a rimbalzo, guardate Palombita ancora lo slalom, si va da Merletto, poi Ferraro che attacca il canestro, va uno scarico, trova fortunatamente, visto il suo errore di passaggio, a Zaccariello, il fallo di Francesco Amoni, e anche per lui si alza la paletta della terza penalità. Quello che ti dicevo, che sicuramente Giordani non vuole, infatti immediatamente rimanda in campo Broglia. Tre falli di Amoni sicuramente sono un fardello pesante a 14 minuti dal termine dell'incontro. 24 punti segnati complessivamente dalle due squadre nei primi 10 minuti, 19 nella seconda frazione. Auguriamoci che possa salire il tono offensivo, anche se diciamo l'aspetto agonistico non sta facendo difetto in questo match di semifinale. Merletto, 8 secondi per questa azione in Madogas con Madogas con l'errore al tiro, rimbalzo di Ferraro che però commette ancora infrazione di passi. Occasione fallita da parte del quintetto, e in effetti Ferraro è andato a cercarselo, perché il richiamo c'era stato, ha fatto praticamente tutta la lunghezza del campo borbottando. Se c'era un direttore di gara che non lo vedeva anche per la sua folta capigliatura, l'altro lo leggeva nel labiale, e il fallo tecnico direi che è sacrosanto. Sì, due infrazioni di passi fischiate consecutivamente, entrambe da rivedere. Sicuramente non fa mai piacere perdere il pallone nel suo giocatore, e quindi in automatico già prima era stato avvisato Innocenzo Ferrari, onestamente è scattato in maniera corretta il fallo tecnico. E Eugenio Rivali ci ha riproposto l'uno su due che aveva chiuso la seconda frazione. Per intenderci, lui ha il 79% nei tiri liberi, in tutto il campionato ne aveva sbagliati solo 22. Adesso il pallone consegnato da Bedetti a Cicognani, che riesce a trovare un pertugio per un tiro che però finisce fuori bersaglio, e poi Ancelotti recupera il rimbalzo. Se vuoi la mia, Paolo, anche in questo caso si è fischiato due volte l'infrazione di passi a Ferraro, e fischiarla anche a lungo Ravennate, perché oggettivamente era lo stesso tipo di giudizio, evidentemente non l'hanno visto e non è stato fischiato. E invece è stato fischiato questo fallo da parte di Ancelotti, quarto fallo per il giocatore di Corato, che ovviamente ritrova la via della panchina. Il fallo voleva liberare un po' di spazio per Palombita, e invece c'è stato il movimento all'ultimo momento con l'uscita dalla proiezione del proprio corpo del numero 6 in maglia Madogas, Corato, che quindi rimane sotto di 5 lunghezze. Bedetti contro Palombita, c'è il blocco di Broglia che stende Palombita, il taglio all'interno dell'area da parte di Cicognani che sbaglia il primo, ma c'è la correzione, 5 punti per lui. Attenzione, arriva il fallo tecnico anche per Palombita, qui sta realmente sprecando la propria opportunità la formazione di Giulio Cadeo. Secondo fallo per Palombita, ci saranno ancora due tiri e poi palla a metà campo per l'Akmar Ravenna. Due considerazioni: quindicesima palla persa dai giocatori pugliesi, quindi questo non può far sì che per loro il match offensivamente non sta decollando. Grave ingenuità di Palombita, vista la sua esperienza, prendere un fallo tecnico con la palla in mano, quindi doppiamente negativo quello che è successo, al di là del fatto che non ho visto evolversi la situazione, però sicuramente al limite è dovuto prenderlo con la palla in mano a Ravenna.
due su due questa volta rivali, per cui se anche la, l'imprecisione ai tiri liberi della formazione di Ravenna comincia a scemare, cominciano a lievitare le conclusioni, rischia di farsi dura per la Madogas Corato, che ora va a chiudere su Penserini. Ancora un pallone per Rivali, ottima la circolazione per un tiro piazzato di Benetti che non sbaglia, tripla per lui, si apre un varco a favore di Ravenna, 35-23. 5-20 sul cronometro del terzo periodo, con Palombita, un pallone regalato a Broglia che concluderà con una schiacciata e deposita il suo quarto punto. Corre ai ripari coach Giulio Cadeo, ma in una partita dove si segna poco, un più 14, anche se a 15 minuti dalla fine, è pesantissimo. Poi sicuramente i 6 punti regalati dai due falli tecnici non hanno fatto altro che, come dicevi tu, una partita già a basso punteggio. Se tu regali 6 punti per falli tecnici subiti e opinabili, chiaramente può essere una cosa che a lungo andare può ritorcersi contro la compagine di Giulio Cadeo. Vedete infatti l'8 su 16 nei tiri a cronometro fermo da parte dell'Acamara Ravenna comincia a diventare un dato, è il primo dato che va oltre il 50%, rischia di essere anche l'unico al termine di questa partita. Peraltro il computo dei rimbalzi è sostanzialmente uguale, ma l'altro dato che ci segnalava prima Cece Ciocca, vedete un più 9 Ravenna nel computo perse, nel saldo perse e recuperate. Sì, 18 palle perse quando manca praticamente ancora 15 minuti sono un'enormità, e ripeto, era l'indicatore di un nervosismo latente sicuramente della squadra di Giulio, e che può essere, ripeto, un'arma a doppio taglio. Anche perché 18 palle perse tonde tonde le raccoglie in 40 minuti per quanto riguarda il campionato. Qui ne dobbiamo vedere ancora 15 di minuti per vedere quale sarà il saldo totale. Zaccariello, grande volontà nel cercare questa conclusione sbagliata, rimbalzo di Cicognani, palla poi di nuovo a Rivali. Rivali contro Merletto. Vedremo se ci sarà la possibilità di rivedere in campo anche Mauro Stella. Intanto una conclusione sbagliata da parte di Bedetti, rimbalzo di Innocenzo Ferraro che va di nuovo da Giancarlo Palombita. La velocità di Palombita, Merletto a spazio per un tiro dall'arco, nettamente fuori misura, poi Bedetti al rimbalzo. Guardate come corre Ravenna, corre comunque bene in difesa in questa situazione anche Corato. Ancora 12 secondi per questa offensiva di Rivali e compagni, grande finta per lasciare sul posto Merletto, poi il fallo dello stesso giocatore di origini brindisine, ma il movimento di Rivali avrebbe lasciato sul posto chiunque. Ovviamente adesso con gli avversari già in bonus esce la personalità e il grande acume tattico di Rivali che, come dicevo prima, subisce più di 5 falli della partita in questo momento. Lui, essendo un playmaker veramente di vecchio stampo, nel senso positivo del termine, sta capendo che in questo momento deve subire fallo, andare in lunetta dal grande playmaker qual è. E attenzione perché rischiamo di avere, ed è quasi una notizia, dopo 26 minuti di gioco il primo giocatore in doppia cifra, perché Eugenio Rivali è a quota 9. Eccolo qua, il decimo punto per lui che viaggia 10,2 nelle 23 gare di campionato, visto che ne è saltata una. 39-23, si amplia il margine più 16 e guardate anche la sfortuna, ma anche un po' forse la mancanza di giusta tensione. Zaccariello, un giocatore della sua capacità, della sua esperienza, che vede la palla sfuggire tra le mani come se fosse una saponetta. Anche se onestamente erano davvero, l'ha fatto presente il suo giovane compagno, il passaggio di Merletto era assolutamente non in ritmo con il resto dell'azione. Cicognani sul ferro, la sua conclusione dopo una buona circolazione di palla da parte di Ravenna, è tornato sul parquet Onetto che va alla conclusione letteralmente forzata, quindi
sta distruggendo le opportunità che riesce a crearsi in qualche modo da sola la formazione di coach Giulio Cadeo, che è andata, ripropone la zona che aveva schierato nelle precedenti due azioni, se non sbaglio. Attenzione, pallone sotto per Broglia che fa saltare l'avversario allo scadere dei 24. Arriva anche il sesto punto per Broglia, più 18, 41-23. Nonostante Cadeo stia mescolando molto le carte sia in termini di rotazione degli uomini ma anche di difensiva, in questo momento Ravenna ha le idee molto chiare, sta attaccando con molta lucidità in questo frangente e onestamente sta prendendo il largo, e se continua così la partita la vedo molto dura per Corato. Sfortunato nell'occasione Corralla, il pallone ha fatto il giro dell'intero anello, poi è uscito. Va per i più 20 adesso l'Akmar. Broglia, ancora il movimento a favore di Bedetti, eccoli qua, il più 20, 43-23 con l'ottavo punto di Bedetti. Vedo negli occhi rassegnati da parte di Corato. Non vedo la giusta tensione, anche perché mancano ancora 13 minuti, per cui onestamente sono... è un momento difficile, vediamo se un canestro sicuramente può cambiare un po' l'inerzia, ma vedo che un po' per sfortuna, un po' per alcune scelte non sempre corrette, non riesce a entrare nel ritmo di partita Corato. Intanto Zaccariello si rifugia in una palla contesa che fortunatamente riusciamo anche a segnalare qualcosa di buona sorte per la formazione di Giulio Cadeo, che non ha più schierato Stella. Adesso intanto c'è una conciliabolo tra il direttore di gara e Giordani, tecnico nativo di Cervia, classe 1964, tra l'altro compirà 49 anni il prossimo 19 marzo, si augura di festeggiarli con la coppa, ma prima di ciò deve attendere l'esito di questa partita e cosa avranno da dire i giocatori che saranno impegnati nella prossima semifinale tra Legnano e Cecina. Onetto, i primi due punti per il giocatore uruguaiano, classe 1973. Ancora zona 2-3 in questo caso, che nelle presentazioni ha attaccato con lucidità la compagine di Giordani. Cicognani riesce a trovarsi tra le mani un pallone gestito non al meglio nelle precedenti azioni, e adesso c'è la... innanzitutto c'è il fallo di, scusa, i passi di Bedetti, adesso c'è Cicognani che è rimasto sotto il tabellone offensivo, avrà bisogno di un intervento da parte dei sanitari. Intanto il cambio prevede Andrea Locci al suo posto, però Cicognani è vittima probabilmente di una contrattura, riteniamo, o una contrattura o molto probabilmente anche una botta, la famosa vecchietta o Lopez, dipende dalle attitudini da dove si gioca a pallacanestro, sembrerebbe quello, visto che zoppica un po' e che ha del ghiaccio, è intervenuto col ghiaccio lo staff sanitario, e l'importante è che possa ritornare in panchina sulle sue gambe. Al suo posto il concittadino ravennate anche Andrea Locci, classe 1993, 20 anni non ancora compiuti, centro di 203 centimetri, due in meno del compagno Giacomo Cicognani. Ed è proprio lui che commette il suo primo fallo alla prima azione di questo match. Match che è saldamente nelle mani dell'Akmar Ravenna, 43-25, anche perché ha consentito a Corato in 8 minuti e mezzo di terza frazione la miseria di 7 punti, dopo averne lasciati 6 nell'intero secondo quarto. Stella intanto è tornato in campo, proprio Locci va al contatto con lui, Zaccariello fa saltare l'avversario allo scadere dei 24, sbaglia, poi lo stesso Zaccariello tocca per ultimo questo pallone. Non ne va bene proprio nessuna oggi a Corato, anche questa buona azione, buon tiro preparatosi da Zaccariello ha avuto il doppio ferro a respingergli l'opportunità di segnare. Tra l'altro Zaccariello ancora 0 punti. Sì, è chiaro che se un giocatore della classe, dell'esperienza di Zaccariello incontra un giocatore del genere, è ovvio che non è un buon viatico per i suoi compagni. Onetto recupera il pallone per la Madogas,
poi c'è la tripla nettamente fuori misura di De Angelis, lotta lo stesso Stella sul parquet, la palla finisce, guarda caso, ancora ad Eugenio Rivali. Palla in attacco per Lachmar che si affida a Bedetti, poi Broglia e Bastoni, Locci sotto canestro, appoggia al cristallo, primi due punti per lui che si sta ritagliando comunque 8 minuti di media nel campionato e adesso ha l'opportunità di riportare a più 20 i suoi colori. Ultimo pallone della terza frazione, 45-25, ancora un fallo da parte di Locci, questa volta su Corrado. Bonus esaurito adesso anche per la squadra ravennate, per cui in eventualità di altri falli negli ultimi 13 secondi e 3 di questa terza frazione ci saranno tiri liberi. In assenza, rimessa dal fondo, come in questo caso Zaccariello va per De Angelis che pur avendo spazio questa volta non rischia il tiro, vista anche la magra figura fatta prima. Stella, vediamo. Pallone sotto per Corral che viene spostato da Locci, il tiro non arriva a fil di sirena perché ha cercato la penetrazione. 45-25, ma Cece Ciocca, è il 20-7 che ti propongo di commentare. Sai, sono quelle partite che nascono al di là dell'impegno ovviamente profuso, al di là della, della grande intensità che ci metti, quando sbagli tanti tiri anche semplici come quelli che ha sbagliato Corato, al di là dell'aspetto assolutamente positivo della retroguardia di Ravenna, ti fa pensare che è proprio la classica giornata, no? Peccato incontrarla in una finale di Coppa Italia dopo aver dominato il tuo campionato, quindi, e anche realizzare 25 punti in tre quarti è chiaro che è lo specchio di questo incontro, però ribadisco, purtroppo lo sport è anche questo, bisogna accettare anche nonostante il lavoro, nonostante l'abnegazione, anche questi tipi di giornate, quindi nulla di assolutamente irreparabile, anzi se non riuscirà a recuperare nei prossimi 10 minuti Corato avrà i playoff e l'opportunità di salire di categoria, che è sostanzialmente quello che sono prefisse all'inizio dell'anno. Questa è una tappa seppur importante di avvicinamento ai playoff, che sono però direi l'evento più importante che una società oggettivamente prepara durante l'anno e che è l'evento che anche Ravenna è l'obiettivo principale che si è posto con una squadra assolutamente competitiva e lunga come l'ha dimostrato questo incontro. E conoscendo Giulio Cadeo non vorrei essere blasfemo nel ritenere che chiederà ai suoi giocatori di chiudere comunque con onore e dignità, ma sta già pensando a come riprendere la preparazione in vista della chiusura del campionato, tra l'altro attesa da ben 4 trasferte nelle ultime 6 gare, nell'ordine Rieti, Agropoli, Bernalda e Francavilla, a fronte dei due match interni con Scauri e Fondi. Dall'altra parte invece Ravenna ricomincerà con 100, ma Ravenna vede già a un piede e mezzo nella finale di domani. Prima però di dare l'input a questo passaggio alla partita decisiva, vediamo il quarto e decisivo periodo del match tra Akmar Ravenna e Madogas Corato, 45-25 dopo 30 minuti di gioco qui alla Palapoggetti di Cecina. Il primo attacco non va male per l'errore al tiro di Broglia, c'è il terzo fallo di Andrea Locci. Locci in campo con Bastoni, Rivali, Broglia e Bedetti, mentre Corato risponde con Zaccariello, Ancellotti, Ferraro, Stella e De Angelis. Beh, Paolo, la dimostrazione che vuole andare fino in fondo e giocarsela nonostante il pesante passivo da parte di Cadeo, mettere in campo il quintetto iniziale che ha messo i primi secondi anche di incontro, quindi vuol dire che sicuramente Cadeo vuole andare fino in fondo questo incontro. Scorrono i primi 30 secondi della quarta decisiva frazione. Rivali va dalle parti di Fabio Bastoni, ancora Rivali, l'attacco da parte di Zaccariello su di lui, il pallone proprio rubato da Zaccariello in collaborazione con Ancellotti,
De Angelis, chiuso da Locci, di nuovo Zaccariello. Prova a giocare lob con Ancelotti, Ancelotti non ce la fa. Non era male questa iniziativa da parte di Zaccariello. Broglia che quasi commette infrazione di campo. Sempre 20 punti tra le due formazioni. Broglia dal centro dell'area, il fallo da parte di Innocenzo Ferraro e del suo terzo. Numero 4 tipico Broglia, che è in grado di portare vicino al ferro giocatori più bassi di lui o portarli fuori area e batterli uno contro uno, come è successo adesso contro Ferraro. 32esimo minuto di gioco, 45 a 25 il time out chiesto da Giordani. Uno sguardo alle cifre, 10 su 18 intanto nei liberi per Ravenna, che ha recuperato 8 palle in più rispetto agli avversari e recuperato 35 rimbalzi contro i 31 della formazione di coach Giulio Cadeo. Sì, due dati eclatanti sono ovviamente le percentuali di tiro, dove la stessa Ravenna non è che abbia tirato con percentuali idilliche, ha tirato col 36, però il 24 ovviamente di Corato, e soprattutto le 19 palle perse a 11 hanno creato quel solco che solo veramente un grandissimo finale da parte di Corato può ribaltare. Amoni torna sul parquet per vediamo quanti degli ultimi 8 minuti e 46 secondi che ci separano dalla sirena finale, più 20 sul 45-25, che è lo stesso punteggio che ha visto suonare la sirena del 30esimo minuto. Broglia dall'angolo mette la tripla, 9 punti per lui, non è la sua specialità, però ha avuto spazio, timido non è nel tirare e ha trovato il canestro. Adesso il contatto falloso, rimane per terra, poi si rialza subito Fabio Bastoni, indiziato del fallo ai danni dell'inquadrato Leonardo Zaccariello. Doppio cambio per la Madogas Corato, Palombita e Daniele Toscano al posto di Marco De Angelis e Leonardo Zaccariello. Cioè, in questo momento non è nemmeno semplice per Giulio Cadeo trovare le parole, viste anche io ho avuto esperienze in questo senso, dove magari partite nate male e nelle quali si è sotto anche di parecchi punti, trovare le parole giuste, per motivare ancora i tuoi giocatori, per far sì che questo ulteriore tempo dia sempre qualcosa di interessante e di importante anche in funzione del futuro. Ma io sono certo, conoscendo il valore del coach, che avrà trovato queste parole per, ripeto, far sì di finire una partita in maniera assolutamente decorosa, ma anche trovare degli spunti che possono venire poi fuori e servire per il futuro. Attenzione, l'errore al tiro da parte di Ravenna con il rimbalzo da parte di Fabio Bastoni. Adesso Bastoni deve affrontare Daniele Toscano. 48 a 25, questo vuol dire che se segna da due Ravenna doppia gli avversari. Sbaglia però il tiro Rivali, sembrava un comodo sottomano. Rimane quindi a meno 23 la Madogas, che poi si riaffida a Innocenzo Ferrari. Su di lui il fallo di Broglia, quarto fallo per terzo fallo per Broglia. Ancelotti in panchina, dentro di nuovo Diego Corral. Certo che una coppia di lunghi Corral-Ancelotti ce l'hanno pochi in DNA. Ferraro, in e aggiungendo anche Ferraro. Un terzetto, certo. E tenendo conto, anche se non è sicuramente più giovanissimo, ma anche Onetto è un quarto lungo che penso nessuno possa avere. E ripeto, il piano partita sicuramente prevedeva il fatto di servire di parecchio, sicuramente le percentuali non hanno supportato questo tipo di piano partita da parte della squadra pugliese. Che perde l'ennesimo pallone con Palombita, che senza accorgersene mette il tallone del piede sulla linea perimetrale del campo. Ancora inchiodata a 4 a 25 Corato, ma vedete ci sono ben due giocatori che vanno a mettere pressione su Amoni, che sono lo stesso Corrale e Daniele Toscano. Questa volta questa azione si conclude con una palla recuperata.
scorre il cronometro, poco più di 7 minuti alla sirena finale di questo match valido come prima semifinale della Coppa Italia DNB. Riceve palla a Stella, va dalle parti di Daniele Toscano, sul ferro la sua conclusione, Amoni recupera il suo rimbalzo numero 4 di questo match e poi rivali. Paolo, io vorrei fare una considerazione anche su quella che è la mentalità, l'intensità che continua a avere Ravenna. Io conosco molti giocatori, alcuni giocatori li ho avuti, altri li ho incontrati parecchie volte, e questa è una squadra che anche sul più 25 in questo momento sta lavorando duramente in difesa, si aiuta, comunicano molto, non muovono una virgola. Questo denota grande serietà, ma soprattutto anche una preparazione adeguata e un lavoro fatto in maniera corretta da parte dello staff tecnico ravennate. Allora, rivali, dopo aver contribuito a confezionare un clamoroso doppiaggio 51-25 grazie al 2+1 di Luca Bedetti nella precedente azione, viene richiamato in panchina a questo punto, forse solo a questo punto Giordani comincia a pensare alla finale di domani. Onetto va da Palombita, cambia lato per Stella, il piazzato di Stella, la correzione tentata ma fallita da parte di Corrale, poi Toscano che riesce a strappare il pallone, grande caparbietà per recuperare questo possesso, poi Palombita che si trova a fermarlo, il secondo fallo di Bedetti. Non è proprio giornata, se anche hai visto un buon tiro verso la Stella, aperto con un pareggio restrittivo pulito, il rimbalzo da solo di Corral, che è un tap-in veramente semplice per il tipo di giocatore che è Corral, che tira, diciamo prima, più del 60% in campionato. Vedi proprio che la giornata è storta, Paolo, non c'è niente da fare, purtroppo è così. Stella, un assist che forse era indirizzato più a Corral, invece è stato chiuso da Toscano. Ora il fallo sul recupero da parte di Broglia, e per Broglia si apre il quarto fallo. Si tratta del quarto fallo che viene segnalato dal tavolo, e due tiri liberi per Diego Corral. Non ha ancora segnato nell'ultimo quarto. Sì. La compagine pugliese. Eccolo qua il secondo tiro libero del match di Corral, aveva 1-2 nei primi 10 minuti proprio in avvio di partita. Primi due punti per la Madogas Corato, che sale a quota 27 dopo aver toccato anche il meno 26. 51-27 con 5:50 sul cronometro. Pallone che sfugge dalle mani di Bedetti. Si riparte con la rimessa per la formazione della Basket Nord Barese del presidente Attilio De Palma. Mauro Stella. Nuovo Onetto che si deve vedere con Broglia, un tentativo di pallone sotto per Corral, veramente è una uno incredibile su 10, Paolo. Con questo 1-11 1-11 sì, ma tutti i tiri oggettivamente, forse due o tre che non ci stavano, ma otto di questi erano tutti ad alta percentuale. Sì. Proprio una giornata storta che capita anche nelle migliori famiglie. Terzo fallo per Corral, è solo il terzo di squadra per lui, quindi Ravenna non andrà in lunetta per i tiri liberi. Eccolo qua che arriva il quarto fallo, secondo personale per Daniele Toscano. Hai visto, Paolo, che cadeva nonostante l'ennesimo errore di Corral, oggettivamente elementare, gli ha detto ancora calma, l'ha ancora supportato, l'ha ancora consolato, se vogliamo, quindi questo denota lo spessore anche del tecnico. È un grande insegnante anche, credo, di pallacanestro. La conclusione è sbagliata da parte di Penserini, lotta a rimbalzo, premiato Onetto che cede il pallone a Palombita. Nell'angolo c'è ancora Daniele Toscano che prova questa conclusione, rimbalzo di Corral, vediamo, si prende la stoppata da dietro di Amoni, c'è anche Broglia che alza
la mano. No, il fallo viene dato comunque a Francesco Amoni. Quarto fallo anche per lui, ci sono lui e Broglia con quattro falli. C'è stato bisogno di una piccola correzione nella segnalazione della penalità al tavolo. Ancora Corral. Tre punti tutti su tiro libero oggi per lui, 3 su 5. Lui viaggia col 62% nei liberi. Adesso 4 su 6. 51 a 28 e sono suoi gli unici tre punti tutti su tiro libero segnati in questi 5 minuti di quarta frazione da parte della Madogas Corato. Bastoni, intercettato il pallone da Palombita, sotto mano, buono il canestro, il fallo di Penserini, terzo fallo per lui. Palombita può diventare il primo giocatore pugliese ad andare in doppia cifra. Forse, andando a rileggere il film della partita, se visto che i due tecnici che sono stati dati a Ferraro e a Palombita, che sono due giocatori di grande esperienza, voluti, perché li hanno cercati, voluti, cercati diciamo, più che voluti giustamente, se non fossero arrivati, ovviamente sempre con la logica del senno del poi, poteva prendere un abbrivio, una direzione diversa questa partita. Guardate adesso anche Palombita che, nonostante tutto, la perdonami Paolo, in questo caso non condivido per niente questo fischio. Un arbitraggio con due arbitri molto giovani e secondo me un paio di volte hanno mancato di sensibilità di tatto, visto il più 21, il fatto che sia buttato Palombita e che oggettivamente non erano passi anche fiscali in questo momento con uno sforzo del genere in questa situazione di campo. Io avrei sinceramente evitato. Tra l'altro Palombita ha espresso le tue stesse opinioni in maniera diversa andando in panchina, potete immaginare quali. Onetto recupera questo pallone in frazione di passi. Questi sono passi, questi sì, quelli questi di prima, sì, perché la giravolta no. Viene sanzionata in questo modo, viene sanzionata di default, però sono d'accordo anch'io con Cece Ciocca sulla possibilità di evitare il fischio precedente. No, 51 a 30. È interessante intanto. Paolo, che gli abiti sono giovanissimi, giovani, e quindi sì, è una giusto cosa che facciano anche loro, esatto, questo tipo di esperienza in prospettiva futura anche per loro. Assolutamente, quindi, e condivido anche le scelte di far evitare anche a competizioni così importanti ragazzi giovani che possono crescere e migliorare, e anche questi tipi di fischio che magari fa qualche anno non ripeteranno più, a mio avviso. Anche perché c'è un grande lavoro da parte degli istruttori sia della DNC, della DNB e della DNA a rivedere, a sezionare, a vivisezionare frame per frame, azione per azione le situazioni diciamo incriminate, che devono servire poi come letteratura per quanto riguarda il proseguo del campionato e della stagione, che non è importante solo per l'aspetto agonistico delle squadre ma anche per la crescita e per il profilo tecnico degli arbitri. No, tieni anche conto che l'esperienza personale di anni ormai di categorie fra la DNA e la DNB, oggettivamente ultimamente io vedo sicuramente un miglioramento e anche un ingiovanimento dei quadri dal punto di vista arbitrale. Corralla deve consegnare la palla, lo fa a Diego Onetto. Lo slalom tentato da Merletto che però perde palla, recupero di Penserini che va in costo costo con l'aiuto di rivali. Buono il canestro di Penserini, 9 punti per lui, tiro libero aggiuntivo dopo il fallo della difesa di Corato. Paolo, spiace solo che al di là del fatto che appunto Ravenna ha strameritato e il divario adesso è veramente ampio, spiace soltanto che questo tipo di sconfitta avvenga in una competizione così sentita, così importante. Dal punto di vista neutrale esterno avremmo preferito una partita un po' più combattuta e che si risolvesse negli ultimi minuti, al di là del fatto appunto che ribadisco Ravenna ha ampiamente meritato questa vittoria. 56 a 30 grazie al 2 più 1 di Penserini dopo il fallo di Merletto. Adesso Toscano consegna il pallone a Corral che finalmente riesce
a realizzare il primo canestro dal campo per la formazione, per lui, visto che in precedenza c'era riuscito Palombita. 56-32, Penserini ancora con Eugenio Rivali, no, il numero 6 dell'Akmar Ravenna, lo scarico, ancora circolazione in palla, Broglia, la palla gira tra le mani di Rivali, di Amoni, quando arriva Broglia invece tira. No, è stato molto bravo Ciccio Amoni a continuare a mantenere il vantaggio guadagnato dalla penetrazione iniziale dell'esterno appunto Ravennate, e ha fatto un tiro assolutamente aperto Broglia, che non più tardi di 5 minuti fa aveva messo dalla stessa posizione con i piedi per terra, per cui giusto così. Intanto Penserini, raggiunta quota 4 falli, viene richiamato in panchina per dare spazio a Giacomo Frigoli col numero 4. Quantomeno Giordani cerca di risparmiare al giocatore pesarese che compierà 26 anni giovedì la possibilità di uscire per falli. 2-2 per Daniele Toscano, 3 punti in totale, anche lui 3 su 6 tiri liberi. 56-34, ultimi 2 minuti e 35 secondi, scadono gli 8 secondi necessari per superare la linea di metà campo, quindi un buon fischio anche questo, con l'attenzione a questa situazione che spesso sfugge agli spettatori. Merletto, il secondo canestro della sua partita, sta diventando un po' meno amara la sconfitta per Corato, che aveva toccato anche il meno 26 sul 51-25, ora 56-36, vuol dire che è riuscita dopo due periodi a superare i 10 punti in un quarto. Lunetta ancora Rivali. Ci sta anche che la concentrazione venga meno e la tensione, diciamo, in una situazione del genere. Vedete, 0 su 2 è una notizia da passare agli annali per Rivali nei tiri liberi. Adesso dobbiamo pensare a qualcosa di estemporaneo per chiudere in maniera un attimino colorita questo incontro, visto che oggettivamente non c'è molto più da dire dal punto di vista tecnico, quindi dobbiamo inventarci qualcosa, Paolo. Abbiamo 2 minuti e 10 di tempo per pensare e cercare di tenere compagnia anche i nostri. Allora, un minuto di sospensione tu lo potresti chiedere, visto che sei ancora allenatore a tutti gli effetti, impegnato nel campionato di DNB con Costa Volpino, inserita nel girone A. Sbaglia l'ennesimo tiro libero Marco De Angelis. Corato è a 8 su 18. Primo punto anche per il ormai prossimo 19enne della Madogas Natural Energy, Locci, taglio per Broglia, pallone fuori, di nuovo circolazione di palla, ultimi 2 minuti dell'incontro, 56-37, meno 19 che è il ritardo minore da parte della formazione di Giulio Cadeo da un po' di tempo a questa parte, sostanzialmente dal 45-25, suonato sulla terza sirena, quarto fallo intanto per Toscano. Ennesima penetrazione di una potenza devastante per Bedetti, che in DNB è un giocatore dal punto di vista fisico assolutamente illegale, lo era già estremamente anche il D1, una categoria indietro dal punto di vista del primo passo e dell'accelerazione, è forse il giocatore più potente dell'intero lotto. 15 punti esatti di media partita per Bedetti nei 30 minuti in cui sta in campo. Intanto ci sono 2 tiri liberi anche per Daniele Merletto. Buono il primo, 104 secondi prima della sirena del 40° minuto, dopodiché avremo Luigi Liguori pronto per il salottino con le interviste. Chi c'è? Luigi con Liguori. A sorpresa, non sappiamo ancora. No, non sappiamo ancora chi avrà la Luigi Liguori al microfono, avrà gli allenatori evidentemente della partita, mi fa un cenno di assenso. Intanto prima della sirena del 40° ci mancano ancora 90 secondi, 57-39.
Onetto contro Broglia, pallone sotto per Toscano, sbaglia la conclusione, il rimbalzo che Locci regala ancora alla Madogas Corato. Onetto perde il controllo, Broglia un lob con Bedetti costretto a andare fuori dal palazzetto perché c'era la porta aperta in zona Croce Rossa, e poi arriva la schiacciata di Corral. C'è stato uno sgambetto involontario da parte di Toscano a Bedetti. Bedetti tra l'altro riceve anche un messaggio di solidarietà da parte del direttore di gara, che forse si è accorto che un fischio poteva riceverlo a favore. Sì, però anche è qui stato assolutamente bravo, involontario. Si è anche scusato Toscano con l'avversario, per cui tutto bene, direi. Meno male che la porta era aperta. Anche maglione antipanico. Maglione antipanico utilizzato nell'occasione. Locci cerca di attaccare l'anello. Attenzione, perché addirittura al 40° minuto di una partita che è sul più 16, dopo essere stata anche a più 26 per Ravenna, ora il canestro di Broglia, 11 punti per lui, rischiavano quasi di accendersi gli animi per la precedente azione. Io direi, Paolo, che è un incidente di percorso per Corato, anche se chiaramente era una competizione importante che avrebbe voluto ottenere un risultato migliore, però ciò non pregiudica la continuità del lavoro per Giulio Cadeo e la possibilità veramente importante per i suoi ragazzi di poter coronare l'obiettivo promozione, e Ravenna che continua una stagione assolutamente positiva con una finale che domani la vedrà contro o Cecina o Legnano, lo sapremo fra un paio d'ore. Intanto ha proceduto all'ingresso in campo di tutti gli effettivi anche coach Giordani. Ci sono Ricci, Frigoli e Locci in campo, i tre più giovani della formazione. Locci è andato a cercare una schiacciata che Corral non gli ha consentito, ma non gli ha consentito nemmeno la sirena dei 24 secondi che è arrivata a togliere questa possibilità. Ultimi 8 secondi di partita. Vediamo Toscano. Corato va alla ricerca dell'ultimo tiro, sbagliato. Non è buono questo canestro, il punteggio finale è 59-41. Il tuo commento finale, Cece, poi linea Luigi Liguori. Sì, ho già fatto tutto quanto. Partita non sicuramente spettacolare, visto anche il punteggio non alto che dal punto di vista delle realizzazioni. Speriamo in un secondo incontro, non dico con più o meno punti, ma un po' più combattuto, e poi una finale domani che ci aspetta su Sport Italia insieme. Grazie a Cece Ciocca. 59 Akmar Ravenna, 41 Madogas Corato. Da Paolo Taddeo la linea a lui.
Amici sportivi, amanti del grande basket, siamo qui con lo studio basket post partita della gara tra Akman Ravenna e Manogas Corato, una gara vinta dall'Akman Ravenna. Siamo con Giulio Cadeo. Coach, una partita dura che la sua squadra ha perso, dove però è svoltata la gara? C'è stata una situazione dove c'è una botta e risposta tra le due squadre, dopo Ravenna ha preso il largo. Sì, devo dire che a parte l'inizio poi abbiamo avuto un atteggiamento abbastanza remissivo.